finalizzato a cominciare, beh, innanzitutto far conoscere anche l'ordine, ovviamente, alle giovani, ai futuri iscritti all'ordine, che saranno poi quelli che porteranno avanti l'istituzione in sé, e poi al tempo stesso dare un po' di attività di servizio di orientamento, che fa parte tra l'altro anche delle nostre attività principali, ai ragazzi del Politecnico, in maniera che possano capire anche quali sono gli scenari di cambiamento del mondo dell'ingegneria, viste con l'esperienza di persone che già lavorano da molto tempo e che quindi possono dare qualche indicazione in più rispetto all'esperienza che maturano all'interno dell'istituzione universitaria. Però essenzialmente orientamento, possibilità di far conoscere che cos'è l'ordine. Infatti domande ce ne sono state parecchie. Quali sono state le più frequenti? Beh, prevalentemente cosa posso fare una volta laureato? Quale potrebbe essere la strada più giusta da seguire? Ovviamente non esiste una strada giusta, ciascuno di noi deve trovare un po' la propria strada, però è utile dare un po' di indicazioni su quali sono le tendenze di crescita e di sviluppo del mondo dell'ingegneria. In questo caso se ci stiamo occupando di ingegneria civile, perché è un settore che una parte del settore, quello che si occupa delle costruzioni, che è ancora piuttosto statico in Italia, quindi dar loro una visione diversa, anche possibilità di inserirsi in settori sempre affini all'ingegneria civile, ma magari dedicati con approfondimenti in ambiti nuovi o innovativi o destinati a diventare nuovi nell'arco di breve tempo.